nuovi grattacapi per il principe Alberto di Monaco. La moglie Charlene non si è ancora ripresa del tutto dalla grave infezione alle orecchie, bocca e naso che l'ha colpita da un anno a questa parte. Attualmente si trova nella residenza di campagna dei Grimaldi per riprendere le forze. Da fonti bene informate, la donna è ancora parecchio debilitata e peserebbe meno di 50 kg, si nutrirebbe di cibi liquidi ed è sotto stretto controllo medico. Di recente era stata paparazzata all'aeroporto di Nizza, pronta a salire a bordo di un aereo, con destinazione Svizzera. Qui la moglie di Alberto si sarebbe sottoposta a nuovi controlli medici. Un'odissea quella di Charlene, che, a distanza di un anno dalla prima operazione a cui si è sottoposta in Sudafrica, ancora non ha risolto del tutto i suoi problemi di salute. Sta di fatto che, in questi ultimi mesi, il marito Alberto è stato costretto ad occuparsi da solo dei due figli, Jack e Gabriel. Certo, ha potuto contare sull'aiuto delle sorelle, Stephanie e Carolina. Ma di certo l'assenza di Charlene si è fatta sentire, e come? Si era parlato anche di una crisi coniugale tra i due. Voci di corridoio mai confermate. Ora però, per Alberto di Monaco, sembrano esserci in vista nuovi grattacapi, che nulla hanno a che vedere con la salute della moglie. Stando a quanto riportato da Le Monde, Alberto di Monaco sarebbe vittima di alcune speculazioni. Un vero e proprio complotto contro il principe. Secondo quanto riportato dal tabloid francese, ci sarebbe stato uno scontro violentissimo tra l'imprenditore Patrice Pastore e alcuni membri dell'entourage di Alberto. Le Monde ha tra l'altro pubblicato anche dei documenti, da dove emergono proprio le speculazioni ai danni del principe. Secondo quanto riportato, ci sarebbero in atto due inchieste giudiziarie, una a Parigi e l'altra a Monaco, per far luce sulla presunta organizzazione che starebbe cercando di mettere nei guai Alberto di Monaco. In sostanza, questa organizzazione starebbe cercando di indebolire il principe attraverso delle operazioni finanziarie. I documenti pubblicati, denominati Dossier du Rockers, sono apparsi per la prima volta su alcuni siti anonimi e mirano a screditare quattro uomini di fiducia del principe Alberto. Si parla di operazioni finanziarie di milioni di euro. Insomma, qualcuno sta cercando di colpire Alberto attraverso alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Ora resta da capire se Alberto di Monaco potrà continuare a fidarsi del suo entourage o meno. Insomma, nuovi pensieri per il principe. Come se non bastassero quelli legati alla salute di Charlene. A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.